Ciao cari amici, bentornati, bentornati, che piacere vedervi al Venerdì dello Spirito. Ormai, ripeto, tutti i venerdì l'abbiamo ribattezzato così. Questa sera sarà il venerdì prevalentemente della storia antica e della storia perduta del mondo che fu. Ma andiamo per gradi, ci arriveremo fra poco. Ricordiamo il modo di mettersi in contatto con noi, siete sempre in tantissimi, diretta YouTube, diretta Facebook, numero WhatsApp 346 107 7159 e la telefonata in diretta 059 215 2390. Ora, prima di andare a raccontarvi che cosa andremo a estrapolare stasera dalla storia di quello che siamo, dalla nostra storia umana, vorrei fare un saluto, vorrei prendermi un minuto per salutare e soffermarmi su un grande personaggio che 2 notti fa ci ha lasciato ed è andato dove noi sappiamo, nelle città spirituali. Il professor Valentino Bellucci, eccolo qua, un personaggio che avremmo dovuto avere anche noi qui a TVB Studio 85, a Saravero. Ci sentimmo appunto qualche settimana fa al telefono per programmare la tematica fra le tante sue, diciamo, conferenze tenute negli anni. Era docente universitario, docente di scuola superiore, amatissimo. E 2 giorni fa il suo spirito ha lasciato l'abito che tutti noi indossiamo per ritornare a casa. Lui è stato un grande studioso e divulgatore della cultura orientale tramite i Veda, gli Upanishad, i Purana. Ci ha aperto il mondo della conoscenza dei mistici, ovvero quei personaggi che si incarnano su questa terra per mostrarci come la realtà non sia fatta solo di materia. E dato che lui per primo, come anche noi qui a Saravero trattiamo spesso di vita oltre la vita, non vogliamo salutarlo con tristezza, ma con un sorriso. Il sorriso di meraviglia che sempre lui ci donava quando raccontava appunto le meraviglie dell'antica conoscenza vedica dei Purana e appunto degli Upanishad. Vi regaliamo quindi un piccolo spezzone di una sua conferenza, proprio perché è così che vogliamo ricordarlo. Fermo restando che è importante capire che ogni istante, anche del futuro, già esiste. È chiaro che ci sono vari futuri, perché altrimenti no, non ci sarebbe il libero arbitrio. Quindi noi possiamo scegliere tra vari film. Però questa scelta, come vi dicevo, finché abbiamo questo inconscio, avviene inconsciamente. E fa comodo, perché finché noi amiamo, ripeto, la comodità, vuol dire che ameremo il dolore. Perché è più comodo fare la vittima e recitare quello che subisce la vita. Ah, sono sfortunato, ah, lui ha avuto fortuna, io sono, no, più bravo, però lui ha avuto i contatti. No, è il karma. E il karma lo fai tu. Lo fai tu con le tue azioni. Perché tu con le azioni questo inconscio lo puoi ripulire. Lo yoga non fa nient'altro, il vero yoga, non quello alla ginnastica si fa nelle palestre. Il vero yoga è questo, cambiare il karma. Cambiare il karma vuol dire che tu cambi il focus e per fare questo ci vuole energia e allora puoi cambiare la realtà. Oh, questo non vuol dire tac, quindi faccio le magie, anche se ci sono dei maestri che fanno miracoli. No? In India ancora oggi c'è gente che fa sparire le malattie così. Come fa? In questo modo qui. Porta quella persona su un'altra variante. Dice, ah, tu hai il tumore, adesso lui, perché ha un'energia pazzesca, come faceva anche Gesù, porta quella persona su una variante dove il tumore non c'è. Questo richiede un'energia pazzesca, che solo anime immense hanno. No, a volte riusciamo a farlo anche noi, ma ci devi mettere veramente tanta energia. Perché
Alcuni parlano per esempio dell'effetto placebo, sapete cos'è l'effetto placebo, no? Tu la persona gli fai credere che quella medicina lo cura, in realtà è una pillola di zucchero, però lui ci crede così tanto, quindi focus ed energia insieme, che la mente agisce sul corpo. Ma la mente ha un potere incredibile, perché è un riflesso dell'anima, della coscienza, della monade, chiamala come vuoi, dell'energia che poi noi siamo e passiamo da un corpo all'altro. Perché quando noi lasciamo il corpo, portiamo con noi anche. Caro Valentino, grazie di tutto, ve lo consiglio, andatelo a cercare perché è veramente speciale. Detto questo, in questa serata che si avvicina al Natale, si avvicina al 25 dicembre, ho l'onore di ripresentarvi una graditissima ospite, ormai un'amica del cuore, una ricercatrice che dire grande è dire molto poco, e quindi bentornata alla carissima Mirella Santamato. Ciao Mirella. Ciao, grazie a tutti, grazie dell'invito, sempre molto gradito. Che bella collana, bellissima. Hai visto, l'ho messa in onore dell'antichità, questa sembra un'antica collana che usavano le grandi sacerdotesse, le grandi dee dell'antichità, l'ho messa apposta. Bello, complimenti. Questa sera, cari amici, torneremo a rivivere quel favoloso viaggio nel tempo proprio al confine fra quella che conosciamo come nostra era umana, chiamata anche negli scorsi appuntamenti da Mirella l'era della società matrilineare, con quella che poi è diventata l'era del patriarca, l'era piramidale, l'era del dominio, l'era del continuo sfruttarsi e combattersi, la quale andò a prendere il posto appunto di quella che era la precedente era di cooperazione, di uguaglianza, ovvero l'era della Dea Madre. Questa sera partiamo appunto da molto molto indietro. Quindi, cara Mirella, facciamo vedere la prima immagine e a te la parola. Beh, ecco, questa è una delle tante statuette della grande Dea, rappresentata in realtà in una misura estremamente piccola, misurano circa 15 centimetri queste statuette, sono sparse in tutto il mondo conosciuto da allora, e hanno tutti più o meno la stessa caratteristica, cioè hanno la rappresentazione, è una donna piuttosto grassa, probabilmente incinta, quindi con la pancia piena di bambini, le tette piene di latte, una vulva ben in evidenza e una chioma di capelli ricci, che però è senza volto. Questo è molto importante secondo me, perché ha le caratteristiche di quella società, cioè una società tonda, una società che amava la fertilità, la vita, anche il piacere, la vulva sempre così in evidenza, le natiche sempre più molto pronunciate, e poi questa testa di capelli senza un volto vero. Perché? Perché era tutte le donne, non doveva essere un individuo specifico, ma bensì una umanità, quindi il volto non era giusto, non era consono al loro sentire, ecco. E quindi queste società hanno vissuto per migliaia di anni in pace, avevano anche ovviamente un territorio molto vasto a disposizione in cui potevano coltivare, potevano raccogliere i frutti, potevano avere gli animali domestici, eccetera, eccetera. E quindi questa società non ha lasciato scritto niente, almeno apparentemente. Queste statuette furono soprattutto scoperte dalla grandissima archeologa Maria Gimbutas, che ha lavorato dagli anni 40 agli anni 60 del secolo scorso, che ha trovato migliaia e migliaia e migliaia di queste statuette meravigliose, ecco, Mirella, e ha ipotizzato questa società. Ti fermo un attimo proprio perché abbiamo l'esempio di quello che hai appena detto, cioè che queste opere scultoree erano diffuse in tutta Europa. Andiamo a vedere l'immagine successiva, abbiamo alcuni esempi. In grande la Venere di Savignano, perché noi come TVB Studio 85, essendo modenesi, abbiamo questa opera ritrovata appunto nel paesino di Savignano, ma conservata a Roma, al Museo, sì, di Pigorini. E altre Veneri, poi vediamo la Venere di Fels, la Venere di Lespugne, quindi abbiamo la Venere di Willendorf, che è quella che abbiamo visto precedente, austriaca, Italia, Francia. Era una società
diciamo, abbastanza globale. Immagini successive, appunto, l'archeologa lituana che hai citato, la Maria Gimbutas, con il suo libro Il linguaggio della dea, e la quale racconta appunto delle dee viventi, giusto Mirella? Esatto, rivela l'esistenza, tra l'altro per migliaia di anni, che l'umanità ha vissuto in un altro modo, completamente diverso da quello che conosciamo oggi. E la Gimbutas ebbe un successo clamoroso, però gli studiosi ufficiali la criticarono moltissimo dicendole che per quanto la sua teoria fosse affascinante, non aveva delle prove scritte che testimoniassero dell'esistenza di queste società. Ora, lei ebbe moltissime diatribe, fu vilipesa ai suoi tempi, fu trattata come una pazza visionaria, fu tra l'altro l'unica che mise insieme i reperti archeologici con le memorie delle popolazioni, con anche i toponimi dei luoghi. Capì che, per esempio, il luogo, come veniva chiamato, molto spesso riguardava un passato antichissimo, per cui i luoghi, le parole legate alla geografia, lei le mise insieme all'archeologia e quindi creò, diciamo, questa ipotesi meravigliosa che poi fu confermata più avanti. Purtroppo lei ne ebbe, diciamo, gli studiosi la presero quasi in giro dicendo che non era mai esistita questa società in cui era la donna non a capo, perché non esistevano i capi. Noi facciamo fatica a capire una società che è così diversa da quella che ormai purtroppo abbiamo introitato nel nostro DNA, che è quella appunto piramidale, che poi nasce in Egitto, poi si espande in tutta Europa, in tutto il mondo. Noi dobbiamo ipotizzare una società appunto in cui tutto era tondo, in cui la madre semplicemente era certa e ovviamente il pater era incertus, perché così la natura fa vedere, mostra semplicemente la verità che quell'essere nasce da quella madre, e questo è tutto ciò che l'umanità aveva bisogno di capire, di sapere, e quindi è molto diverso da oggi. Penso che oggi però ci sia un'altra cosa da capire, sia a livello scientifico che appunto storico-archeologico, e cioè che soprattutto nell'archeologia, quando si hanno delle pagine buttate qua e là, sia a livello di reperti, sia a livello di fossili, non si possono avere certezze, quindi quei personaggi che prendevano in giro la Gimbutas forse non avevano capito un concetto semplice, che un qualcosa di buttato qua e là è forse l'1% di quello che in realtà c'era al tempo. E quindi Esatto, oggi anche perché è dobbiamo, passato ecco, molto tempo. sì. Però questa sua l'accusa, diciamo, con cui l'hanno trattata questi pseudo-accademici, mi ha fatto proprio venire in mente quando ho saputo della sua storia personale, che ho detto: no, non è possibile che una donna così geniale, che ha veramente cambiato la storia dell'umanità, la narrazione della storia, possa venire liquidata solo con il fatto che non ci sono cose scritte che indicano questa società. E allora io ho detto, io troverò qualcosa di scritto, anzi addirittura qualcosa di estremamente famoso, e quindi che nessuno potrà dire mai più che quella società antica non ci fosse. A parte tutti i reperti archeologici, parliamo solo per esempio di Cnosso, in cui questi palazzi meravigliosi sono tutti dedicati alla dea, a Malta, i grandi templi della dea, e in Grecia, eccetera, eccetera. E quindi il libro che ne parla è il più Andiamo per antico. gradi, Mirella, aspetta un attimo, andiamo per Ok. gradi, rimaniamo sulla Gimbutas perché Sì. facciamo vedere appunto questa questione, il fatto che non ci fosse qualcosa di scritto, ma in realtà qualcosa c'era, perché con la prossima immagine noi possiamo vedere che viene proprio dal libro della Gimbutas che su alcune di Esatto. queste statuette c'erano questi segni all'apparenza incomprensibili, no? Però se noi vediamo che i tratti principali di alcuni di questi segni, cioè quelli più lunghi,
non hanno una perfetta perpendicolarità con gli altri segni, cioè si forma una sorta di angolo acuto, diagonale, no? Noi troviamo riferimenti tra questi segni e alfabeti del tempo conosciuti con, immagine successiva, l'alfabeto etrusco. Vediamo che il fatto di fare questi segni diagonali era abbastanza usato al tempo, quindi noi cosa vediamo? Una sorta di sfumatura, no? Da quello che non era scrittura a quello che poi lo diventa. Cosa ne pensi? Ma assolutamente, secondo me quelle erano delle scritture e tra l'altro nell'epoca matrilineare si scriveva solo in modo sacro, cioè erano dei segni sacri che venivano tracciati sia sulle pietre che per terra ed erano dei segni cabalistici, dei segni magici. Cosa che invece poi la scrittura come la intendiamo noi oggi deriva poi da Hammurabi e dai codici più antichi che abbiamo trovato, quella era una scrittura di tutt'altro scopo, cioè era una scrittura mercantile in cui servivano dei numeri per dire quanti orci di olio, quante pecore, quanti quintali di lana venivano prodotti. Quindi era un computo estremamente materiale, quello che poi in realtà la scrittura, per come la intendiamo noi oggi, fu creata quindi non per un livello magico, ma per un livello appunto estremamente mercantile, proprio di soldi, ecco, di scambio di soldi, e che cambia totalmente la visione del mondo. Quindi la scrittura fu, diciamo, la generazione delle persone che scrivono. Gli scribi stessi erano persone che facevano di conto, insomma, era... Certo. Una questione matematica. Certo. Ti faccio un'altra domanda, Mirella, sempre cercando di unire i puntini proprio come ha fatto la Gimbutas. Noi sappiamo che la scrittura etrusca, che è quella che abbiamo visto poco fa, non è ancora stata decifrata del tutto. Quindi se noi prendiamo l'alfabeto etrusco e guardando la prossima immagine lo affianchiamo all'alfabeto greco, l'alfabeto greco, sempre tenendo presente la possibile origine etrusca nei popoli del mare Mediterraneo, guardando i segni presenti sulle rappresentazioni statuarie della cultura di Vinca, no? Che vediamo che deriva Vinca, dal esatto. Villaggio sì. Di Vinca, sulle rive del Danubio, che è una cultura sviluppatasi tra il 7000 ed il 3000 avanti Cristo, che molti specialisti appunto chiamano l'antica Europa, possiamo vedere delle sovrapposizioni come se fossero un'evoluzione, una sfumatura evolutiva dal segno grafico a una vera e propria scrittura, un vero e proprio alfabeto. Sì, io sono convinta che questi erano dei segni che loro sapevano decodificare. Noi abbiamo perso questa capacità, le lingue antiche rimangono mute, rimangono sconosciute, anche i suoni sono stati completamente perduti, ma addirittura il latino, noi non sappiamo, in realtà che è molto più vicino a noi, pur tuttavia non sappiamo come venisse pronunciato, abbiamo delle ipotesi, ma non sappiamo esattamente, così l'antico greco. Quindi noi abbiamo la forma grafica, noi in queste antiche lingue che ho nominato prima, queste patriarcali, diciamo, che sono state diffuse, conosciamo il significato, ma non conosciamo il suono. Di quelle antiche non sappiamo neanche il significato, ovviamente, ma si presuppone che fossero appunto dei rituali, dei segni cabalistici, dei segni sacri che appunto erano dedicati alla grande dea, anche perché sono incisi su queste statuette, spesso vengono incisi sulle statuette. Certo, però noi notiamo che chi è stato attento dei nostri amici a casa avrà già notato che nonostante la possibilità di questi segni sacri, lo step era già stato fatto, perché quella statuetta specifica aveva solo un bambino e non due, come abbiamo fatto vedere la volta scorsa con Mater Matuta. Era già passata l'idea che l'unico figlio della dea fosse maschio. In realtà fino all'epoca classica greca
Abbiamo tante dee con tante figlie femmine. E una tra tutti, Demetra con Proserpina e poi che diventa Persefone. Quindi la figlia femmina della dea diventa la protagonista di tanti miti importantissimi, tra cui appunto quello di Demetra, che è uno dei più importanti, su cui poi si fondarono le scuole misteriche, erano proprio le scuole di Demetra. Certo, ed ora quindi arriviamo al titolo di quel libro che tu già volevi anticipare poco fa, per cui mi scuso di averti No, hai interrotto, fatto bene. il quale è stato il passaggio, no? Il piccolo burrone dove la società umana ha fatto il salto, e la spiegazione chiara e forte di tutto ciò che tu, cara Mirella, hai scovato sta all'interno di quello che è il tuo terzo libro. E andiamo a vedere l'immagine successiva. Ecco, quando Troia era solo una città. Perché questo titolo? Beh, è un titolo provocatorio ovviamente, perché adesso la parola Troia ha tutto un altro significato, ma non è un caso comunque che le due parole siano collegate. Ovviamente io parlo dell'Iliade, che è stato il poema dedicato a questo evento straordinario che fu cantato nell'antichità per migliaia di anni e che appunto questa favolosa, mitica guerra di Troia. La guerra di Troia fa da spartiacque proprio tra un pensiero umano di tipo matrilineare e invece successivo pensiero patriarcale, cioè di dominazione. Quel poema fa da cerniera. Ora, è importante capire che in quegli anni, diciamo che anticamente si pensava che la guerra di Troia fosse durata 10 anni, per dare un tempo molto lungo, in realtà probabilmente durò di più, ma in quel lasso di tempo la narrazione del mondo cambiò. E questo è molto interessante perché anche adesso, in questi anni, sta cambiando la narrazione del mondo e sta avvenendo quello che anticamente avvenne allora. Avvenne allora in cui tutti i pensieri cambiarono, in cui tutte le menti in un qualche modo si allinearono verso un pensiero di dominazione. Come avvenne questo cambiamento e perché avvenne? In quale fu la causa scatenante? Fu proprio questa famosa guerra, che fu la prima guerra narrata dall'umanità. Questo è un dato importantissimo, perché se quella è la prima guerra, significa che prima di quella prima guerra non c'erano guerre, cioè l'umanità non aveva ideato questa cosa, non ci aveva neanche pensato. E perché? Perché appunto le società matrilineari non erano assolutamente bellicose, anzi, erano estremamente cooperative tra loro, per cui questo concetto di dominazione, di sconfiggere i nemici, di uccidere, avviene proprio all'inizio, agli albori di quell'epoca terribile che poi ancora oggi purtroppo ci siamo dentro fino al collo, che è stata denominata patriarcale. Gli Achei, che non erano ancora neanche greci, perché ricordiamo che i famosi eroi omerici appartengono a un'età mitica, in cui comunque questi popoli si mettono insieme per distruggere questa città. Perché vogliono distruggere Troia? Cosa rappresentava Troia? Sicuramente era una città estremamente opulenta, ricca, in un'area mediterranea, estremamente vicino al mare, quindi molto, cioè in una posizione estremamente felice. E chi erano invece gli Achei? Gli Achei erano gruppi di re che venivano soprattutto dalla parte a nord Europa, soprattutto dalle steppe russe, dagli Urali, eccetera. Infatti, noi vediamo che uno dei protagonisti, anzi, apparentemente il vero protagonista dell'Iliade, che è Achille, viene definito biondo.
Mirella, prima di addentrarci bene in tutti i segreti appunto dell'Iliade che andrai a svelarci, ti faccio una domanda che arriva da una nostra amica telespettatrice, si chiama Letizia, che saluto, ciao Leti, e ci dice: l'alfabeto etrusco assomiglia molto alle rune di origine nordica scandinava. Tu hai appena parlato di Urali, quindi se pensiamo a questa migrazione dagli Urali al Peloponneso, le migrazioni Sicuramente. opposte, no? Dal sud o comunque dal centro Europa verso nord, sicuramente avranno avuto il loro peso anche in questo. Sicuramente, anche perché queste popolazioni nordiche erano arrabbiate, diciamo, volevano depredare, prendere, entrare in possesso di queste società pacifiche, così diciamo. Anche fortunate in qualche modo perché avevano a disposizione un clima molto, molto facile, avevano a disposizione tante culture di facile, insomma, diciamo, erano opulente, ricche, quindi in tanti modi. E questo fece gola a questi barbari, diciamo, a questi personaggi del nord che appunto poi. Avevano un'arma di distruzione di massa che le persone mediterranee non avevano ancora. Però non voglio svelare il segreto che poi nelle pagine del libro si trova, insomma. Certo. Allora, prima di appunto arrivare al focus, partiamo un attimo dall'inizio. Andiamo a ricordare, cercando di introdurre l'argomento, che cos'è l'Iliade e di cosa tratta, appunto. L'abbiamo già detta, ma vediamo, la fonte è Treccani, no? L'Iliade è il titolo con cui è indicato già in Erodoto uno dei due grandi poemi, Iliade e Odissea, attribuiti dalla tradizione ad Omero. In origine, appunto, è aggettivo e significa Dilo, cioè di Troia. Il poema narra un breve episodio della guerra decennale che una coalizione di principi greci sotto la guida di Agamennone avrebbe condotto contro la città di Troia per vendicare l'offesa fatta da Paride, figlio del re troiano Priamo, a Menelao, col rapimento della moglie Elena. Tale guerra, secondo le ricerche archeologiche condotte nella Troade da Schliemann e Dropfeld, avrebbe un fondamento storico nella distruzione della città e precisamente nel sesto di nove strati messi in luce dagli scavi, del settimo secondo Blegen, avvenuta circa nel 1200 a.C. Tutto questo è vero tranne una parola che dice una collezione di principi greci. Non erano greci, la Grecia, diciamo, venne creata molto dopo. Erano Achei, erano appunto personaggi che venivano da Sparta, venivano da Ftia, il famoso luogo da dove veniva Achille, no? I Mirmidoni, eccetera. Quindi erano personaggi che venivano da tante parti del mondo conosciuto di allora e soprattutto dal nord, diciamo, rispetto alla Troade. La cosa interessante è che fa capire quanto l'Iliade fosse davvero un poema reale, che narrava di fatti reali, fu proprio il fatto che Schliemann, semplicemente con in mano l'Iliade e non aveva nessun altro strumento, andò in Turchia, perché la Troade si trova attualmente in Turchia, e libro alla mano vide dove si trovavano questi fiumi, come era descritto il promontorio, come era descritta la spiaggia, eccetera, eccetera, individuò attraverso la lettura dell'Iliade, dove davvero si trovava quella città, scavò e trovò la città. Quindi questa è una storia bellissima che ci fa capire come questi antichi dicessero la verità, avevano narrato delle cose vere, davvero accadute. E anche l'interpretazione che ne dà la Treccani è un'interpretazione di tipo patriarcale, in cui si dice che come si giustifica, ecco, in qualche modo si giustificasse che Agamennone avesse il diritto, o Menelao, il diritto di andare a rivendicare la propria moglie a Paride. Non si ipotizza un altro fatto che
Invece molto probabilmente accadde che semplicemente Paride, che era bellissimo ed è ricordato proprio come il più bello dei figli di Priamo, semplicemente facesse innamorare Elena. Ed Elena, che era una donna ancora, diciamo, matrilineare, quindi aveva grande forza e grande potere, decise di seguire il suo amore, il suo amante, fino alla sua città, fino a Troia. Quindi non si ha in realtà nell'Iliade nessuna prova che fosse stata rapita. Anzi, Certo. sembra proprio che lei fosse molto innamorata, Certo, sì. Sicuramente. assolutamente non rapita, il che cambia la storia. Cambia, fa una scelta, Elena. Elena fa una scelta perché era una donna ancora in grado di farlo in quanto molto antica, quindi era una donna, una regina tra l'altro, quindi lei era assolutamente in grado di scegliere con chi stare e semplicemente lei lascia il primo marito, diciamo lascia Menelao e segue innamoratissima Paride. Quindi anche perché la dea Afrodite aveva fatto questa magia, insomma, poi non voglio ricordare la mela di Paride, eccetera, tutta la storia che io comunque racconto nel libro perché tutti questi miti sono estremamente affascinanti. Quello che rimane sicuro è che Elena era innamorata di Paride. Certo, e una curiosità su Schliemann, l'archeologo che scoprì appunto Troia, è che nel bel mentre che lui investiva il suo patrimonio in questi scavi azzardatissimi, solo seguendo appunto i tratti del poema omerico, che lui pregava Zeus, non il dio che poteva essere quello del suo tempo, ma Gesù era cristiano, perché lui è tedesco, esattamente. quindi. Abbiamo un'altra domanda per te, cara Mirella, ma la teniamo dopo un minutino di pubblicità. State lì perché ne avremo da dire e da scoprire che non finiamo più. State Pizzeria Arturo, vi accoglieremo in tutta sicurezza e prevenzione, rispettando ogni norma di distanziamento. Oltre alle nostre ottime pizze, serviamo anche pizze alte, tirate e al metro. In aggiunta a squisiti primi e secondi. Vi aspettiamo. Judo Club Castenaso, 50 anni di attività, di passione, di risultati, oltre 30 cinture nere laureate e raggiungimento di dan superiori. Presenti in tutta Italia per gare ed eventi di alto livello, sempre con ottimi risultati. Dal 1974, Fratelli Bettini, lavorazione lamiera in ferro, inox e alluminio, realizzazione di tutti i particolari e dei manufatti, eseguita con uno standard elevato di qualità e severi controlli. Naturalmente Laffi produce ortaggi biologici per una spesa sana e a chilometro zero, che rispetta il consumatore e l'ambiente. Nel punto vendita troverete ortaggi freschi, passate e tanto altro, anche per ceste natalizie. La passione e l'esperienza trentennale distinguono la SOS Legno di Poste Rimarco. Si eseguono tettoie, pergolati, casette, soppalchi, recinzioni, manutenzioni periodiche e manufatti su misura per ogni esigenza. Ad Anzola dell'Emilia trovate Artemide Lab, un laboratorio artigianale che produce cosmetici solidi naturali. Vieni a visitare il nostro spazio aziendale per i tuoi regali natalizi. A dicembre, aperti tutti sabato. Aste, progetti, infrastrutture, dati per alberghi, ristoranti e attività professionali, realizzando assieme ai propri partner soluzioni voce, connettività internet e di business security, che si integrano anche su reti preesistenti, sopralluoghi senza impegni, in collaborazione con Green Telecomunicazioni, TimeNet, Spotty, Siluro Impianti Elettrici. A Formigine, Carrozzeria Special, ripara auto e moto, con il personale disponibile e qualificato. Servizio auto di cortesia, ritiro e riconsegna auto riparate a domicilio. Utilizziamo solo materiali di alta qualità. PC Outlet, Computer Shop, e-commerce di prodotti informatici ricondizionati. PC, notebook, server, workstation, monitor. Spedizione gratuita in tutta Italia. Visita il nostro sito e acquista subito.
Costruzioni San Martino. A Rimini ci occupiamo di progetti di prestigio con tecniche costruttive di alto livello, mantenendo offerte estremamente competitive e garantendo al cliente massima professionalità. Vi aspettiamo. Decima Ferramenta. Trattiamo vari articoli da ferramenta. Puoi scegliere il marchio preferito oppure riceverlo in pochi giorni su ordinazione. Garantiamo ogni prodotto ordinato entro 4 giorni lavorativi. Succede sempre così. Il rubinetto perde o si rompe. Allora raccimoli gli attrezzi che hai a casa e provi a ripararlo e non ci riesci. Noi abbiamo la soluzione. Ruby Flash. Fissa il tuo rubinetto in un minuto e senza attrezzi. www.rubiflash.com. Cari amici, bentornati a Saravero. Questa sera stiamo ripercorrendo la storia a grandi e piccoli passi a seconda dell'equilibrio punteggiato, per citare un grande paleontologo, Stephen Jay Gould. Siamo in compagnia di Mirella Santamato. Mirella, abbiamo un'altra domanda per te. Prima di proseguire in questa nuova spiegazione dell'Iliade, domanda da Sonia, che ci segue tutte le settimane, che ringrazio. Gli Achei potrebbero essere angeli oscuri caduti sulla terra per portare l'ombra, quindi opporsi alla luce e creare odio? Allora, dal punto di vista spirituale sì, perché se noi pensiamo che noi siamo sia esseri umani materiali che spirituali, sicuramente gli Achei avevano una visione del mondo completamente diversa. Intanto avevano un dio maschio, poi che diventò poi appunto Zeus, e quindi avevano una società di tipo piramidale, cioè in cui c'era il re, il viceré, il viceviceré, fino ad arrivare a tutta la gamma, diciamo, gerarchica, e che invece contrasta totalmente con quello che era la società di Troia. Ma la cosa interessante, anche perché questa parola abbia così cambiato significato, non so se ne vuoi parlare adesso, però è molto interessante il fatto che proprio questa città, la famosa Elena di Troia, è sempre stata così l'epiteto con cui molte donne sono state poi bollate in un modo veramente vergognoso, e questo fa parte del sistema patriarcale di dominazione e di vilipendio del femminile. Mentre certo, una volta il femminile era considerato sacro, poi diventa esattamente il suo opposto, ovvero, anzi, addirittura la donna viene considerata la feccia, la peccatrice, la porca, porca Eva, no? famoso modo di dire, che implica quindi che la donna è veicolo del male, veicolo del peccato. Quindi c'è un totale rovesciamento dei concetti rispetto all'antichità. Certo. Questo lo vediamo nell'Iliade, è il momento del passaggio. Sì, penso proprio che i nostri amici a casa, se sono entrati nel mood di rovesciamento del pensiero, come ci stai esponendo da diverse puntate, secondo i tuoi studi, avessero capito che appunto Elena di Troia diventò l'epiteto patriarcale. A mio parere, per rispondere a Sonia, se guardiamo la storia come un percorso iniziatico dello spirito di ognuno di noi che si reincarna, molto probabilmente quello fu il momento in cui il male si prese il potere su tutto, fino ad arrivare allo spurgo karmico, che potrebbe essere proprio questo periodo, per arrivare al Dharma, in cui questi angeli oscuri stanno dando gli ultimi colpi di coda del drago che muore. Esatto, quelli erano i primi. Esatto. Quelli erano i primi perché la guerra, se quella è la prima guerra, la guerra è stato lo strumento del patriarca, quindi dei dominatori, per dominare tutto il mondo tramite guerre. La storia viene narrata ancora oggi tramite guerre. Certo. Quindi è terribile questo meccanismo. Certo. Introduciamoci ora nell'Iliade con la prossima immagine. Primi versi appunto dell'Iliade. Canta mio diva del Pelide Achille. Lira funesta. Questo ecco, lo sappiamo tutti a memoria, no? Ecco, questo è
anche solo conoscendo questi primissimi versi, se li guardiamo bene, capiamo già moltissime cose. Ti ho evidenziato una parolina sotto, cara Mirella, che secondo me... bravo! Allora, cantami, menin aide, cioè cantami vuol dire che era un canto, quindi era una forma orale. Quella, la trascrizione scritta avvenne molti secoli dopo, ma tutta l'origine, diciamo, il racconto dell'umanità fu prima di tutto orale, ce lo insegnano anche gli aborigeni australiani, in cui tutto viene narrato oralmente. E poi c'è quella famosa parola Thea, che è la dea. Quindi tutto il poema è dedicato alla dea, che poi in epoca patriarcale, eccetera, eccetera, Monti, ovviamente uomo del suo secolo, ha tradotto con una piccola musa rispetto alla grande dea. Ma l'Iliade è dedicato alla grande dea e non è un caso, perché è un pianto di quell'antica civiltà che sta morendo, è tutto il racconto di questa lenta morte, di tutti questi concetti e l'affermazione spavalda e fiera dei nuovi vincitori, dei nuovi dominatori. Infatti, se noi vediamo, se la fai rivedere un attimo quella immagine, vediamo anche le parole che seguono. Ora, il Pelide Achille è il vincitore. Come mai, se il poema fosse mai stato scritto per innalzare i vincitori, come mai si definisce la sua ira funesta e infiniti addusse lutti agli Achei, cioè i lutti, mandò all'inferno, orrido pasto, le salme. Vi rendete conto di quante parole negative sono attribuite ad Achille? E ce lo fanno passare come eroe. Esatto. Ora noi capiamo bene, solo anche da queste pochissime frasi, questi pochissimi versi, che il poema non ama Achille, non è rivolto ad Achille, è rivolto a Ettore. E andiamolo infatti a vedere, Ettore, la prossima immagine. Infatti. Ecco, un'immagine molto diversa rispetto... Molto diversa, in cui vediamo Ettore che, diciamo, con la famosa scena dolcissima, indimenticabile, dell'incontro con sua moglie, il piccolo Astianate, che poi purtroppo sappiamo dalla storia fu ucciso, buttato dagli spalti di Troia. Bene, Ettore è il vero protagonista dell'Iliade, perché lui è quello che perderà. L'Iliade è un compianto di quell'antico tempo in cui non c'erano guerre. E questa narrazione è dolorosa per chi ha narrato, per questo fantomatico Mero ovviamente non è esistito, ma i vari cantori che man mano cantarono questo evento così grandioso avevano sicuramente l'idea che Ettore, morto Ettore, distrutta Troia, tutto quel mondo magnifico fosse appunto destinato all'oblio. Ed è quindi per questo che viene poi cantata questa epopea, l'epopea della morte di Ilio, di Troia. Ecco, andiamo avanti proprio analizzando alcuni passi del tuo libro, cara Mirella, perché a questo punto entra in gioco un altro personaggio. Prende la parola Nestore, che è il re di Pilo, il più saggio, tra virgolette, dei re giunti a Troia per combattere gli Achei. Andiamo a vedere, prossima immagine, cosa ci dice Nestore? Esatto, perché era importante proprio il racconto di Nestore? Raccontacelo tu. Perché tra tutti i re convenuti a Troia per appunto uccidere e distruggere la città, Nestore è il più antico, è quasi un Matusalemme, quasi un antico, come nella Bibbia, questi vecchi che ricordavano i tempi andati. E proprio dalle parole di Nestore conosciamo questa storia di questa donna detta, che si chiamava Agamede e che era famosa per essere una grandissima medichessa. Cioè l'arte della cura, l'arte della medicina era appannaggio delle donne
quindi le grandi sacerdotesse avevano appunto la conoscenza delle erbe, in greco si dice rizotomai, cioè le tagliatrici di erbe, facevano le pozioni, i decotti, i rimedi, no? Si chiamavano i rimedi, che non erano altro che medicine e che guarivano le varie malattie. Questa è una sapienza importantissima, lo sappiamo ancora oggi. Quanto è importante questa conoscenza, la conoscenza della salute. Quindi era un potere enorme che rimane alle donne sacerdotesse. Ricordiamo questa Agamede di cui ci parla Nestore, come di un tempo magnifico in cui c'erano queste donne sapienti, che poi vengono appunto soppiantate, verranno poi nel nuovo mondo viste come malefiche. Come streghe, come persone che fanno dei filtri magici, ma in realtà queste donne erano donne medicina, il medicine woman, cioè le donne che curavano e riuscivano a, diciamo, fare sopravvivere le persone. Quindi un'arte enorme. Quando le streghe, tutte le streghe, ma stiamo già parlando del Medioevo, eccetera, furono distrutte e i loro segreti furono estorti con la violenza, con le torture. Allora si creò la casta dei medici maschi e da quel momento in avanti le donne furono completamente estromesse da questa loro, conoscenza antica. Allora, cara Mirella, intanto c'è Paola, che saluto, che dice: questa rilettura dell'Iliade mi entusiasma tanto, la rileggerò con occhi diversi e ti dice un grande grazie. Sì, ecco, io credo che noi abbiamo visto per esempio la Treccani come senza che una persona si accorga, vedi, quella è la trappola invisibile, che sembra tutto giusto quello che dice, ma in realtà non è così. Non c'è stata nessuna costrizione da parte di Paride, non c'è stata una vendetta di quel genere. Bensì era una espropriazione di una ricchezza che Troia aveva e che questi disperati re provenienti dal nord avevano assolutamente voglia di prendere e avevano un'arma che le popolazioni mediterranee non avevano. Non so se posso dirlo adesso o se vuoi dirlo più tardi. Aspettiamo un attimo, perché prima voglio fare un gioco con i nostri amici a casa che chiuderemo alla fine della puntata. Perché l'evoluzione spirituale, la nostra crescita umana, interiore ed esteriore, passa per forza dallo studio, dalla conoscenza, dal sacrificio di accrescere attraverso, le esperienze attuali e esaminandole attraverso il passato, perché, tornando alla puntata scorsa, la trappola invisibile, il patriarca, che potremmo definire colui che domina, colui che tiene le fila delle marionette, è il primo esoterista, è il primo conoscitore di tutto. Quindi noi, andando a spulciare l'Iliade, noi a livello superficiale dell'Iliade conosciamo Ettore, Achille, Paride, Priamo, Nestore, Briseide, Patroclo, eccetera, ma Agamede è appena accennata da Nestore, mentre il patriarca la conosce benissimo. Quindi, per preparare queste puntate, quando noi andiamo a cercare immagini per fare montaggi, grafiche eleganti, eccetera, andiamo a cercare immagini dei personaggi di cui vogliamo parlare. Quindi, prima di svelarlo alla fine della puntata, compito a casa per chi ci segue da fare in diretta, andate a vedere, a fare una ricerca su questa Agamede e guardate cosa vi salta fuori. Poi alla fine ne parleremo. Andiamo avanti, ora Ma Mirella e infatti sono convinta che leggano i miei libri. esatto. Andiamo avanti, cara Mirella, e parliamo del toro. Immagine 4. Ecco, questo è un bellissimo Knosso. mosaico di Cnosso. Cos'era il toro, Mirella, nell'antichità? Allora, il toro era l'animale sacro per eccellenza dedicato alla dea. E perché? Perché poi vedremo perché. Ed è un animale che veniva considerato addirittura divino e come tale era diciamo sacralizzato,
E qui vediamo nell'affresco di Cnosso come dei giovani si divertano e giochino con il toro. Sembrerebbe apparentemente una corrida, ma in realtà è esattamente l'opposto. Mentre nella corrida, che sarà appunto uno dei sistemi con cui questo simbolo verrà ucciso molte volte in modo rituale per far capire quanto la dea dovesse essere uccisa, massacrata, distrutta dal patriarca, invece qui vediamo come questi giovani si divertano, fanno delle specie di giochi, e sono estremamente atletici, e questo anche il toro stesso sembra felice perché gioca con i ragazzi. Ecco, tutto questo mondo giocoso, questo mondo di quello di Cnosso, diciamo proprio anche felice, vedete come sono tutti, anche il famoso sorriso etrusco, no? Tu che hai studiato gli etruschi, questo sorriso sardonico, tutte le rappresentazioni delle statue etrusche sorridono. Anche i personaggi hanno lo stesso profilo. Hanno lo sembrano, stesso profilo. Sembrano i volti di Vulci, ecco, è esatto. Splendido. E sorridono, cosa che poi nella Grecia classica e con Roma, eccetera, nessuna statua sorriderà più. Allora, prima di chiudere il cerchio con il toro, facciamo un piccolo excursus, immagine successiva, perché noi vediamo che il toro corrisponde al dio, diciamo, antico Baal, appellativo comune della divinità maschile presso i Semiti, e spesso anche nome proprio di essa. Il nome comune Baal si trova usato in semitico in varie accezioni dell'idea fondamentale di possessore, e vediamo un'immagine tratta da un piccolo frame dai 10 comandamenti di Cecil B. DeMille, mitico Colossal, in cui il toro, che cos'è? Il toro d'oro è quel simbolo, l'idolo d'oro che divide il popolo di Israele mentre Mosè è sul monte a ricevere le tavole. Siccome qui a Saravero abbiamo detto tante volte che la parola è verbo, il verbo è suono, il suono è vibrazione, quindi energia, andiamo a vedere l'energia della parola toro, appunto, che l'abbiamo già accennata. Baal, uguale il toro. Toro in inglese si dice bull, in inglese ballet è pallottola. Poi da qui gli epiteti della nostra lingua, il bullo, che è violento, che mena, che soggioga i più deboli, le balle, la menzogna. Diavolo è il diavolo, quindi è questo che ha creato il patriarca. Diavolo deriva dal sostantivo greco diabolos, calunniatore, ingannatore, e dal verbo diaballo, cioè il divisore. Esatto. Una volta scoperto tutto ciò, facciamo un salto, prendiamo l'aereo, andiamo dall'altra parte del globo e andiamo a vedere cosa c'è a New York, precisamente a Manhattan, davanti a Wall Street, che a mio parere in tanti si chiedono che cosa significa quel simbolo, come simbolo del potere finanziario e potenza capitalistica. Ecco, questo toro, che è di bronzo, ma che sembra d'oro, guardate gli occhi, la violenza di questo sguardo, difatti l'opera si intitola The Charging Bull, cioè il toro pronto all'attacco, simbolo della guerra, della disuguaglianza che porta appunto il capitalismo. E sempre per il fatto che l'Italia è dappertutto, l'autore di questo toro è italiano, Arturo di Modica. E tra l'altro questa scultura, se andate a leggere la storia di questo monumento, esso fu piazzato lì senza alcun tipo di permesso negli anni Ottanta, autodichiarandosi Arturo di Modica proprietario, autoproprietario della scultura. Dopodiché quel toro è messo lì così senza alcun tipo di permesso, ce l'hanno lasciato. Il gioco delle energie che deve arrivare dove vuole, no? Evidentemente qualche forza superiore aveva già spianato tutto, no, cara Mirella? E sì. Cosa notiamo poi in questa faccenda? Che come sempre c'è di mezzo l'Italia e gli italiani. E il nostro stivale e la sua gente hanno un'energia particolare, perché sono il punto focale dell'intero globo. Perché questo? Perché chiudendo l'excursus con il toro, con il diaballo, rimanendo in Italia,
Noi andiamo nella città di Torino e guarda caso Torino, il toro, toro. Troviamo questa. Cos'è questa? È la porta di un edificio che si trova in via 20 Settembre. L'edificio si chiama Trucchi di Levaldigi ed il portone venne costruito nel 1675 su richiesta di Giovanni Battista Trucchi di Levaldigi, che era un generale delle finanze, tra l'altro, del Duca di Savoia. Oggi questo portone viene chiamato Porta del Diavolo per questo suo particolare. Immagine successiva. Ecco, il picchiotto o batacchio raffigura appunto al diaballo. Ma se noi torniamo all'immagine precedente, cosa troviamo scritto in alto su questo portone? Banca Nazionale del Lavoro. È un caso che il portone del diavolo sia il portone e sede di una banca del lavoro, poi quindi della schiavitù? L'ultimo dettaglio poi è il civico, perché oggi è il 40. Ma nel 1600 era, guarda caso, il 15. E il 15 nei tarocchi è proprio, guarda caso, il diavolo stesso. E questo edificio nel 600 cosa ospitò? La fabbrica dei tarocchi. Vogliamo infilarci qualche altro collegamento? Non dimentichiamoci il 15 ottobre scorso, data dell'inaugurazione della famosa mostra Inferno al Quirinale con la porta di Rodin. Ne abbiamo fatti abbastanza? Bene, ora, cara Mirella, spiegaci come il patriarca mutò tutto ciò ai tempi. Esatto, fu il rovesciamento di questo simbolo importantissimo che era caro alla dea. Perché? Perché i genitali femminili in sezione sono esattamente la testa del toro. Tutto ciò che da cui nasce la vita, tutto ciò che è fertile, tutto ciò che è bello e vitale nasce nell'utero, quindi nella testa del toro. Ora, la testa del toro era adorata da tutte le grandi civiltà, diciamo, matrilineari, e vediamo anche nella società nuragica, ci sono proprio delle strane immagini del toro, eccetera, anche in Sardegna ancora oggi si usano queste maschere di toro, di legno, in cui le persone fanno determinati rituali, no? Bene, tutto ciò che era caro alla dea ed era divino in quanto in personificazione della dea e quindi la potenza della dea, si rovescia completamente e diventa quanto di più orrendo, quanto di più cattivo, quanto di più perverso si possa immaginare. Diventa il diavolo stesso. La donna viene considerata immonda, viene considerata peccatrice. Da quel momento in avanti le donne non avranno più nessuna voce, non potranno più neanche parlare, saranno relegate all'ignoranza più totale. Tutta la sapienza che le donne avevano nei millenni precedenti, avevano avuto, avevano trovato, eccetera, eccetera, fu o distrutta o fu presa dai dominatori maschi, dal patriarca, e se ne appropriarono in modo delittuoso, cioè non usarono queste cose per il bene ma a fine del male, e quindi tutte le conoscenze vennero o distrutte, e qui ricordiamo per esempio che tutti i conquistatori distrussero le varie biblioteche. Per esempio la famosa biblioteca di Alessandria, dove erano tutti i più grandi antichi papiri dell'umanità e tutta la scienza e la conoscenza umana, furono distrutti. Sapete da chi il primo che distrusse la biblioteca di Alessandria? Fu Giulio Cesare, l'imperatore, il Cesare, il Pontifex Maximus. Quelli erano gli attributi di Cesare. E da quel momento in avanti tutta la conoscenza che l'umanità aveva messo, diciamo, negli archivi fu distrutta a favore di che cosa? Del grande divisore, che guarda caso prese proprio sia dalla Bibbia, che è un altro dei libri più misogini che si possa immaginare, e tutta la sapienza, diciamo, classica, che indica la donna come
fonte di ogni nequizia, di ogni male, di ogni perversione, di ogni vizio capitale, eccetera, eccetera. Il toro quindi viene il cornuto, anzi, proprio gli animali con le corna vengono visti come estremamente negativi, da uccidere. Ricordo sempre la corrida, che è un rituale in cui il patriarca, il matador, vestito con tutta la sua livrea, quasi come fosse un ufficiale, come se fosse un militare. Andiamola a vedere, immagine Valla a successiva. vedere. L'immagine, ecco, vedete, il toreador e il matador deve essere con questa divisa dorata, con tutti gli stemmi e tutte le spalline, è esattamente come si presentano i militari. E deve uccidere il toro in un modo unico. Non è, allora, di solito gli animali, diciamo, se si devono uccidere, di solito si sgozzano. Perché? Perché poi la carne è buona da mangiare. Ma non è questo lo scopo della corrida. Lo scopo della corrida è un rito antico in cui il patriarca, il matador, deve uccidere il toro mettendo la spada, tipico segno maschile. Il La spada fallo. nella noce del collo dell'animale per staccarne la testa. Quindi è la testa del toro, cioè il femminile, cioè l'utero, cioè la procreazione, cosa che il patriarca non può fare. L'unica cosa, il patriarca può fare tutto, può uccidere tutti, può distruggere tutto, ma l'unica cosa che ancora, almeno finora, poi non si sa se la scienza perversa potrà portare anche questo, ma finora, per quanti sforzi abbia fatto, non è mai riuscito a far nascere un bambino. E questa è la grande rabbia del potere, che è per questo motivo che l'odio alle donne è così radicato. E di Perché per quanto fatti possano essere forti, questo non lo potranno mai fare. oggi stiamo osservando nelle finestre di spettacolo più ad alta visibilità manifestazioni gender estreme e addirittura alcuni rapper americani che si sono fatti mettere incinta. Siamo agli Siamo al ultimi colpi paradosso. del drago proprio, dai, Sì, Mirella. siamo al paradosso. No, tutto ciò che è assolutamente contro natura, innaturale. È così semplice, così bella la natura. Perché noi dobbiamo stravolgerla in un modo così violento? Proprio perché il potere è un concetto distorto, totalmente distorto, non è umano quasi. Andiamo con l'immagine successiva, che una volta che i simboli appunto sono rovesciati, tornando alla Grecia antica, noi vediamo questa cosa nella mitologia, Sì, cioè cosa perché la succede? narrazione deve essere cambiata. Vediamo Zeus, cosa succede? Cosa Che fa Zeus? partorisce Atena. Allora, siccome la natura, per quanto noi la possiamo manipolare, ma non c'è niente da fare, sono le donne che partoriscono. Partoriscono sia i maschi che le femmine e partoriscono le donne. L'unico modo per cambiare questo tipo di ovvietà era cambiare narrazione. E qui vediamo il potere delle narrazioni, perché il patriarca, capendo quanto il logos, ovvero la parola, fosse importante, ecco che cambia narrazione e dice, afferma che un Dio riuscì a creare un altro essere, cioè una donna. Infatti, siccome la natura dice che è la donna che crea i maschi, ecco allora che il patriarca deve dire che sono i maschi che creano la donna, deve rovesciare completamente le cose. Quindi ecco che in questa narrazione vediamo che Zeus, il dio, il maschio, che è padrone dell'Olimpo, il capo dell'Olimpo, partorisce una dea. Partorisce la dea Atena. Ora, da dove far uscire una dea era un po' difficile da un corpo maschile. E poi Così che come esce? Facciamo rivedere l'immagine, come esce? esce perché Armata di tutto punto per armata fare di la tutto, guerra.
per la guerra dal capo del dio maschio, del padrone dell'Olimpo, nasce dal capo, non a caso il capo, perché il dominatore avrà sempre questo concetto del capo, vice capo, vice vice capo, cioè il capo diventa l'organo più importante, non l'utero. Facciamo... Ecco che vediamo come si stravolgono le cose. Facciamo un altro collegamento, Mirella, con l'immagine successiva. Esatto, ecco. Eccola qua, l'altra narrazione a fianco di quella greco-latina, abbiamo la narrazione giudaico-cristiana che narra la stessa cosa, cioè è da un corpo maschile che nasce una donna, in questo caso da Adamo che esce Eva, viene così presa non più dalla testa ma da una costola, ma comunque è un corpo maschile che crea. Questa cosa che le donne creano, che partoriscono, è una cosa che il patriarca non può mandare giù e quindi la deve demonizzare. La donna deve essere considerata un essere inferiore, un essere da tenere chiuso, schiavizzato e ignorante, ovviamente. Perché? Perché il potere femminile, che è poi una potenza divina, quella della creazione, non deve essere appannaggio delle donne. Ed è non a caso che la parola Troia diventa un epiteto terribile per la donna. Nell'epoca patriarcale tutto questo viene considerato giusto, anzi parola di Dio. Guai a chi comincia a mettere dei dubbi che forse non era tanto facile partorire una donna dalla testa, anzi una craniotomia, perché viene spaccato il cranio del Dio, quindi una cosa anche estremamente violenta e raccapricciante. E anche da questa fantomatica costola che viene presa, questa fantomatica essere inferiore, ecco, tutta questa narrazione purtroppo è ancora la narrazione dominante di oggi. E quindi appunto la rinascita della dea, la rinascita del femminile, questo nuovo mondo fatto di cooperazione, di aiuto reciproco, di vita, è ancora oggi visto come demoniaco. E addirittura la morte, Eros e Thanatos, sono le famose energie, no? Che i greci mettevano l'uno contro l'altro. Oggi è un tempo di Thanatos, in cui è la morte a dominare. E a proposito di morte, continuiamo con i collegamenti, perché con le prossime due immagini noi vediamo che se la morte, come diciamo spesso, sarà vero, è solo un passaggio, una trasformazione di qualcosa che torna verso casa, il culto dei morti è come se fosse un ritorno a ciò che eravamo prima di nascere. Quindi andiamo a vedere queste tombe scavate a ipogeo, cosa possono rappresentare? Ecco, questa era l'antica civiltà matrilineare che seppelliva i morti in questo modo. Qui siamo in Sardegna, questa tomba è fatta a forma di utero, in cui addirittura la pigmentazione era rosso sangue, adesso ovviamente è rosata perché sono passati millenni, ma era dipinta di rosso sangue, e dentro questo tipo di inumazioni i morti venivano posti in posizione fetale, quindi come un bambino che viene rimesso nell'utero di madre terra per poi subire tutto quel processo di decomposizione e poi tornare alla vita dove? Nell'utero di qualche sua bisnipote. Difatti si pensava che gli antenati semplicemente si rincarnassero prima o poi nella stessa famiglia. Ed ecco spiegato perché, per esempio, nel nostro meridione ancora si usa dare un nome del nonno al nipote, perché si tramanda come se fosse lo spirito dei nonni, degli avi, che si rincarna man mano. Ed è tutto ciclico, tutto è un tornare alla luce, poi nell'ombra e poi ritornare alla luce. Ecco, questa è la visione matrilineare, senza traumi, senza drammi,
mentre invece vedremo poi nella successiva società patriarcale in cui l'Egitto è fatto vedere prima giustamente le piramidi, Sì, in cui l'Egitto è proprio il prototipo. il Vediamo questa simbolo che usa società, i simboli per i suoi scopi. i simboli della piramide, no? Il capo, il vice capo, il vice vice capo, fino allo sguattero, il vice sguattero. Ecco, questo sistema creò delle inumazioni totalmente diverse. Non c'era più il riciclo naturale delle cose e quindi senza traumi, bensì il trauma era definitivo. La morte non, alla morte non c'era rimedio, né c'era ritorno e diciamo le mummie, che poi non conosciamo, quelle mummie egizie, venivano inumate in una posizione fallica, diciamo, no? Cioè il corpo veniva tutto bendato, irrigidito, in una specie di lungo salame, diciamo, in cui il morto doveva stare per sempre. Ecco, questa ineluttabilità della morte appartiene alla visione patriarcale che dominerà proprio tramite paura, tramite la paura della morte e le uccisioni in guerra. Però poi alla fine, cara Mirella, nulla si crea, come diciamo sempre, nulla si distrugge, tutto si trasforma, così come gli animali simbolo e totemici delle nostre ultime due immagini. Siamo quasi in chiusura, raccontaci velocemente in modo Allora, da... ecco, siccome appunto la dea che aiuta i troiani e che è quella che darà addirittura Elena a Paride, è Afrodite. Afrodite è la dea sconfitta, è la dea femminile che viene sconfitta, le cui animali totemici sono le colombe bianche. Ma che cosa strana mai sarà il fatto che in quella famosa Trinità, data dal patriarca, dalla visione patriarcale ebraico-cristiana, è detta Spirito Santo. Guarda qua, perché abbiamo un Dio padre e un Dio figlio. Una dea madre non c'è più, la famiglia è stata rotta. Quindi questo famoso Spirito Santo, che è qualcosa di molto strano, evanescente, però guarda un po', viene ancora una volta come simbolo, viene scelta proprio il Ma simbolo no. della colomba bianca, è Afrodite, è ancora la grande dea che in Dopo. qualche modo ancora, diciamo, veleggia, ancora ci aiuta con le sue ali dispiegate a creare un mondo di pace. Anche non a caso la colomba è il simbolo della pace, perché? Perché è il simbolo della dea. Ecco quindi che la società della dea era una società pacifica, che fu rotta proprio da quella terribile guerra narrata da Omero e che è appunto la guerra di Troia. Tutto nacque lì. Siamo in chiusura, voglio farti spiegare l'ultimissimo concetto, ma prima chiudiamo il gioco con i nostri telespettatori. Facciamo vedere le due immagini di Agamede, Manu, che come il patriarca ha manipolato, Manipolato le ecco, la cose. manipolazione dell'antica sacerdotessa in una società di cooperazione è diventata la propaganda odierna. È incredibile come Agamede, che nome è per un qualcosa del genere di sanitario, e la conoscenza di questi esoteristi che stanno lassù, al vertice della piramide nera, è Guardate, hanno incredibile. letto i miei libri, non c'è possibilità, secondo me, sicuramente sanno queste cose, le sanno molto bene e le sfruttano. La gente è ignorante, non fa i collegamenti e quindi non capisce la parola Gamede, pochi la conoscono, ma solo chi ha letto bene l'Iliade lo sa che cos'era. Ultimo concetto, Mirella, che ce l'ho nel cuore, andiamo a dare una velocissima esposizione della tua intuizione su una delle opere d'arti più straordinarie e più famose della storia umana, l'Uomo Vitruviano di Leonardo. Andiamo con la prima, ecco. Ecco, qui dunque non ne parlo nel libro di Troia, ne parlo in quest'ultimo libro che si Sì. intitola L'amore alto, che ho appena pubblicato, in cui appunto questa intuizione che credo estremamente, diciamo, spiega totalmente quello che invece tantissimi studiosi si sono arrovellati per capire.
Leonardo era un genio assoluto e quindi sapeva le cose che gli altri non sapevano. E questa è la famosa quadratura del cerchio, ovvero un cerchio a cui uno dei due esseri umani raffigurati nel disegno tocca con le mani e con i piedi allargati, formando quindi una X, questo primo essere visto, diciamo, davanti, tocca il cerchio, mentre l'altro tocca il quadrato con i piedi chiusi, diciamo con le gambe chiuse e le braccia dritte. Credete che sia un caso che queste due figure siano così ben messe, proprio perché è impossibile che un uomo abbia due braccia e due gambe, quattro braccia e quattro gambe. Quindi si tratta di due esseri umani sovrapposti. La mia ipotesi è questa, che il primo, quello davanti, la prima anzi, di cui vediamo anche il pube ben diviso in due labbra, perché le capacità anatomiche del disegno sono incredibilmente precise. Leonardo aveva una mano d'oro nel dipingere proprio esattamente come erano le strutture fisiche, ed ecco quindi che la X, il cromosoma X, sapeva del cromosoma Leonardo? Io questo non lo so. Sono certa che Leonardo avesse conoscenze che noi veramente non immaginiamo quanto profonde. Altrettanto l'uomo dietro, con i genitali esattamente in concomitanza di quella dell'altro essere, che tocca il quadrato è maschile ed è la razionalità, ed è appunto con una Y, ovvero un tau, che è il cromosoma appunto maschile. E secondo i solidi platonici era anche il simbolo della Terra, il quadrato, il simbolo della Terra, quindi la materia. E qui la sovrapposizione. Cerchio, esattamente. E quindi ecco che questo famoso uomo vitruviano in realtà è una coppia vitruviana. È una coppia di uomo e donna sovrapposti con le loro specifiche caratteristiche. E l'uomo ideale, l'androgino, no? Cioè l'essere umano perfetto, non è altro che quello che, pur mantenendo le sue diversità diciamo di genere, però ha una cosa in comune, anzi due cose, ha il cuore e la testa. Il cuore e la testa nella coppia vitruviana sono la stessa cosa, hanno la stessa testa, lo stesso modo di pensare, lo stesso pensiero, il che significa che nella società ideale vista da Leonardo, proprio questa concomitanza di avere lo stesso modo di vedere la vita era proprio l'eros, l'unione, lo hieros gamos, le nozze sacre tra il femminile e il maschile. Solo allora c'era la quadratura del cerchio, sarà possibile la quadratura del cerchio, solo allora avremo accesso alla verità. Credo Cara che Mirella... Leonardo avesse questo fosse il messaggio di Leonardo. Cara Mirella, io ti ringrazio di cuore per questa intuizione che mi ha fatto veramente personalmente battere il cuore all'impazzata, non potevo non fartela raccontare. Okay, io ti ringrazio. Questo è un altro libro, ma va bene. Diciamo, questo sapere è tutto spezzettato nei vari libri certo. che ho scritto. Io ti ringrazio tanto, ti saluto, sei Grazie veramente fantastica, complimenti, tantissimi messaggi di passione per questa nostra serata, ti salutano veramente in tanti. Grazie. Ci sentiamo per le prossime dirette nei prossimi mesi, perché ne abbiamo già in programma, e ti auguro buon weekend. Grazie, ciao carissima. Grazie tanto a tutti, grazie, grazie dell'attenzione. Cari amici, prima della sigla vi mando un piccolo video emozionale di tutto ciò che ci ha raccontato Mirella riguardo all'uomo vitruviano. Buona emozione con questa musica vibrante e noi ci vediamo fra qualche settimana, perché settimana prossima è Natale, andiamo in vacanza un attimino anche noi, ci saranno delle repliche, ma non preoccupatevi perché torniamo presto con il venerdì dello spirito. Ciao!